Ciao ragazze, oggi è arrivato il pacco Amon, vedete come sono tutta contenta, perché oltre a tutti gli ordini che ho fatto alle mie clienti, naturalmente non poteva mancare un mio acquistino, dei miei acquistini, precisiamo. Allora, vi faccio subito vedere, partirei dalle cose un po' più così, poi da arrivare alle cose un po' più eclatanti. Allora, prima di tutto volevo farvi vedere che ho preso questi due bagnoschiuma, questo qui è quello alla lavanda e questo qua al gelsomino e mandarino che è l'ultima profumazione uscita e due per far scorta perché non si sa mai. Poi a me piace comunque sempre variare di fragranza ogni tanto, quindi una volta magari uso uno, un'altra volta uso l'altro. E comunque, se vedete nei cataloghi, questi bagnoschiuma qua da 1 litro sono molto più convenienti rispetto a quelli da mezzo litro. Però vabbè, sì, è logico che dovete sapere che comunque lo usate perché è grande, non dura tantissimo se comunque vi lavate spesso, nel senso che questi qui vanno molto, molto velocemente. Ecco, poi a chi piace avere tutto il bagnoschiuma nella vasca. Questo qua è veramente buonissimo, dico questo qua, ma anche questo, le profumazioni sono tutte buonissime. Io pian piano le sto provando un po' tutte, così se volete chiedermi qualche consiglio a riguardo, vi saprò un po' dire. Poi c'era questo in offerta e l'ho preso subito della linea dell'Advanced Technique, il Daily Shan, questo qui che è lo spray effetto lucido per tutti i tipi di capelli. Così era carino, una cosa un po' diversa dal solito. Poi non potevo che non fare rifornimento di make-up, come sempre. Sapete che per noi ci sono sempre tantissime offerte. E io purtroppo non mi sono tenuta tantissimo, però devo dire che questa volta come acquisti sono andata molto con cautela perché comunque sto facendo altri acquisti di altre cose tra Fimo, nail art, eccetera, eccetera. Non vorrei che non avessi poi più un soldo, quindi mi sono data molto molto con calma questo shopping. Comunque ho fatto la mia scorta perché ho preso questi due rossettini qua duo, che adesso nel dettaglio vi farò vedere. Questo qua è quello Sheer Pink della linea Color Trend, che ha da una parte il rossettino e dall'altra il lip gloss. Questo qua devo dire che è molto molto naturale. Guardate il lip, è molto molto carino, quasi sul pesca, molto leggero. C'è il solito applicatorino, ma non ve lo faccio vedere perché la colorazione si vede molto meglio dall'inquadratura che vi ho fatto, spero. E poi qua c'è il rossettino della tinta simile al lip gloss, perché comunque vanno applicati prima uno e poi l'altro. Quindi ho preso questo. E poi, perché sapete che io mi ero affezionata tantissimo a quello sulle linee viola, allora ho detto vabbè, stavolta proviamo a prendere questi altri due, così fra un po' ho fatto la collezione. Questo qua invece è il flash, un colore molto più forte, questo qua direi da discoteca o comunque da serata, non da giorno, perché questo qua può essere da giorno, ma questo non direi, perché vedete è molto sul fucsia. E il rossettino che forse ho toccato io, sì, l'ho rovinato già, ma fa lo stesso. E questo qua, il colore. Questo qua molto molto carino, così poi vi dirò con quale mi sono trovata meglio, perché sapete che io mi ero innamorata dell'altro che in questo momento non mi ricordo il colore. Comunque basta che andate a vedere o negli altri video, comunque era sulle tinte viola, tipo così. Quindi più o meno così, poi se volete anche qua vi dico con quale mi sono trovata meglio, quale va meglio magari per un certo tipo di colorazione di pelle, perché sapete che poi se uno è tanto chiaro, se si mette una cosa un po' troppo scura è già troppo un impatto così. E poi sempre della linea Color Trend, che può sembrare lo stesso, invece non è, è il l'ombrettino con diciamo l'eyeliner. Comunque sono due ombretti, questo qua fatto a matita sul tono, adesso magari ve lo swatcho,
così vedete meglio. Su questo tono qua, che vedete è un viola molto molto scuro, mentre il cajal o comunque l'altro tipo di ombretto è molto più chiaro, perché comunque era a contrasto, vedete, liquido, che è molto facile da mettere. Adesso vediamo se dura, perché comunque quelli liquidi, quelli fatti comunque così in crema, sono un po' più, non è che hanno molta persistenza. Poi dipende sempre dalla marca, dal prodotto. Comunque anche qua poi vi dirò. Poi mi sono presa questo rossettino qua, lo Shooting Star, che non è più in commercio questa colorazione qua. Allora l'ho presa perché ero così, era un'offerta, vedete, a forma di cuore, ed è questa colorazione sul marrone, sul mattone, molto carina. Secondo me questo mi sta bene, perché comunque io ho già le labbra scure, quindi non è una cosa che sarebbe troppo forte su di me. Poi mi sono fatta la scorta di due matite, perché erano sempre in offerta, normalissime matite da occhi. Ho preso il purple e il silver, magari ve li faccio vedere da qua, così vedete meglio, perché la punta non so se si può vedere tanto bene. Al massimo ve li swatcho, che potrei anche fare così, e vi faccio vedere così le matite, così se siete interessate, queste qua dovrebbero essere ancora in offerta, quindi vi andrebbe ancora bene. Fate così, vedete quello argentato e poi c'è quello più purple. Bellissimi, proprio molto molto belli. All'inizio hanno una scrivenza un po' dura, poi dopo comunque si smollano molto e diventano molto morbidissime, cioè molto morbidissime, non è da dire, diventano molto morbide. Scusate. E poi ho preso questa qua, che era nuova, e diciamo il cajal, sempre matita per occhi, da una parte nera e dall'altro sempre sul purple, il deep purple in questo caso. E ve lo faccio vedere magari da questa mano qua, che a me sembra più un blu che un purple. Comunque ve lo faccio vedere così, si vedrà. Perché è sempre il mio problema. Molto molto originale secondo me come colorazione. Anche adesso che andiamo col caldo, con l'estate, secondo me andrà molto molto di moda. Poi non poteva mancare un mascara, perché adesso c'è una scorta enorme di mascara, però questo qua mi aveva colpito per lo scovolino, che adesso vi faccio vedere. È molto molto carino, perché è fatto a clessidra, vedete? E allora, visto che non ho mai provato dei mascara così, ho detto ma sì, proviamo, tanto anche questo era in offerta per le presentatrici, quindi non andavo a spendere chissà che cosa. Poi non ho resistito allo smalto e quindi anche questa volta mi sono presa uno smalto sempre della linea Nail Wear Pro, perché comunque la linea che più va e va benissimo, ha una lunghissima durata. Adesso vorrei non spaccare tutto. E la colorazione è la Romance, che è questa, che è veramente fantastica, a me piace veramente tantissimo. Ed è molto più bello comunque dal vivo rispetto al catalogo, anche se comunque il catalogo secondo me come colorazioni smalto riesce a dare un'idea abbastanza reale di poi il risultato che si avrà sull'unghia. Però è logico, dal vivo è tutta un'altra cosa. Guardate di nuovo che bello, mi piace perché è tutto perlato, con questi micro glitterini, sapete che a me piace tantissimo, non andavo a sbagliarmi. Poi c'era l'offerta della, se voi avete visto nei cataloghi della campagna precedente, c'era un opuscolino che si intitolava La ruota della fortuna, mi sembra. E c'era praticamente da prendere un prodotto a 6 euro e qualcosa,
in regalo ti davano un premio così a sorpresa. Quindi io mi sono presa il fondotinta della Magix, il medium beige. E non sapevo che cosa mi arrivasse. Sono rimasta contenta perché poi vi farò vedere. Questo prima di tutto è il packaging di questo fondotinta liquido, molto molto bello. Spero che vada bene perché non vorrei aver scelto male. Ma adesso vediamo. Sì, direi che ho azzeccato la colorazione. E adesso non so perché sono tutta pasticciata, non so se si vede, comunque io mi sono vista e mi trovo, trovo che sia adatto a me questa colorazione, molto quasi sul nocciola, quindi chi ha la pelle scuretta come me, questo qua è perfetto. E come vi dicevo, come premio ho ricevuto questo. E praticamente adesso ve lo andrò ad aprire. Prima volevo farvi vedere dove mi avevano messo il premio. È praticamente un portagioie. È molto bello, devo dire che sono rimasta contentissima perché c'erano gli esempi di quello che si poteva ricevere. C'erano delle cose che non mi ispiravano granché, però ho detto vabbè, tentiamo la fortuna. E questa volta devo dire che la fortuna mi ha baciata. Sono stata fortunata. E qua dentro vedete ben protetta da questo sacchettino, eccola qua la scatoletta portagioie. Vedete che comunque imbottiscono sempre bene, fanno sempre delle bellissime confezioni. E questo qua è il portagioie fatto così, vedete, c'è, vabbè, lo specchietto qua. Poi c'è qui dove mettere gli anellini. E poi all'interno c'è, aspettate che c'è sempre il problema dello specchio che dà fastidio. Vedete? È abbastanza capiente. Sì, è piccolina, però comunque di roba qualcosina ce ne sta. Poi è bello anche il rivestimento in tessuto, tutto così colorato, con questo sfondo viola. Devo dire che sì, sono rimasta contentissima. E altre mie clienti hanno fatto questa offerta e devo dire che hanno poi ricevuto la stessa cosa, perché boh, non so, è andata bene diciamo a tutte, perché adesso non ricordo bene i premi che potevano essere vinti, però c'erano tipo delle cosine da bambino, da bambina, che non, nessuno secondo me se ne faceva niente. Ecco qua, quindi vedete, sono stata brava perché mi sono molto molto trattenuta e sono contentissima dei miei acquisti. Adesso li proverò, come sempre poi vi farò sapere un po', farò magari un video review di questi acquisti o magari mixati agli altri che ho fatto sempre con Avon. Così vi so dare dei consigli e se siete interessate, appunto, io vi posso aiutare un po' meglio. Spero che vi siano piaciuti e ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao ciao!